Partenza per l'Africa, 3.000 euro di biglietti, oltre un mese di vacanza. Tutto andato a quel paese perché Giada è finita in ospedale. E non solo, siamo anche rimasti bloccati a 1.500 chilometri da casa nostra. Ma forse dovremmo fare un piccolo passo indietro. È arrivato il momento. No, dai, rimani qua. Mamma, lo so. Non faccio stare senza di te. Ciao mamma, ti voglio bene, ti amo, ciao. Staremo attenti, ciao. 26 sera, dobbiamo partire tutti insieme verso l'aeroporto, ma questo Giada non lo sa. Mi metto subito in macchina con la valigia e ricevo una notizia sconvolgente. Oi Crazy, io sto andando in ospedale perché mi sono sfracellato una gamba e mi sa che ce l'ho pure rotta. E non c'è bisogno che mi vieni a prendere, ci vediamo dopo, ok? Speriamo bene, ciao. Porca vacca! Esattamente un'ora prima di partire Giada si rompe una gamba. In quel momento io mi trovavo in macchina, cioè l'unica cosa che mi è venuta in mente, ok, raggiungiamola subito. La situazione non era proprio bellissima. No, Giada appena uscita dall'ospedale, ma che cazzo combinato? Lasciamo stare, mi sono trattata. Mado, regà, è caduta dal monopattino, guardate qua. Cioè, ti sei sfracellata una gamba. Ma è rotta o no? Mi fa malissimo, sì, è lesionata. Mamma mia, regà. Non ce la faccio più, mi fa troppo male. Una volta arrivato in ospedale, Giada era già uscita. A questo punto la presi e la portai subito a casa, rivelandole che dovevamo partire. Giada, dobbiamo andare. Ma dove? Vieni con me e ti spiegherò, tu stai tranquilla. Giada, ascolta, non ti posso più vedere così. Quindi adesso riprenditi e vieni con me, ok? Fidati di me. Perfetto, Giada era felice, se la sentiva di fare questo viaggio. Forse tutto stava procedendo per il verso giusto, ma era solamente la quiete prima della tempesta. Regà, ci siamo, aeroporto! Ma te sei pazzo! Ma stai scherzando in aeroporto? Lo so, aspetta un attimo, no, Giada, io lo so veramente. Aspetta un attimo. So che in questo momento non stai capendo niente, ma stai calma e serena, perché adesso vedrai dove ti porto. In un posto assurdo. Quindi tieniti pronta, perché sto per regalarti la tua vacanza dei sogni. Ti dico solo questo. Stai scherzando? Giada era caduta da qualche ora, regà, e quindi a sangue caldo non sentiva troppo dolore. Il problema vero è stato dopo, quando siamo arrivati a Milano, e lì si era resa conto di non riuscire più a camminare. Tanto che l'ho trasportata nel carrellino, e non sto scherzando. Tra il panico e l'ansia rimaneva soltanto una cosa da fare: chiamare l'assistenza disabili. Continuava ad aumentare, la gamba gli aveva fatto infezione, regà, io ero disperato. Non stavo più registrando perché ero andato letteralmente nel panico. Questa era la situazione del piede di Giada in quel momento e non era affatto bella. Non sapevamo neanche se Giada avesse il piede rotto, ma una cosa l'avevamo capita, che il viaggio in Africa non si sarebbe più fatto. Regà, siamo fuori l'aeroporto, abbiamo ufficialmente perso il volo per l'Africa. Non l'abbiamo proprio perso, ma Giada ovviamente non si sente, siamo bloccati. K.O. raga, io non ce la faccio più. Cioè, siamo rimasti in mezzo alla strada e ce ne rendiamo conto. Ma che casino, crazy. Andare in Africa con quella situazione era veramente rischioso. In Africa non ci stanno gli ospedali che abbiamo qui. E soprattutto le strade, l'igiene non sono come quelle dell'Italia. E se fossimo partiti per l'Africa e la gamba di Giada, una volta arrivati, fosse peggiorata, non potevamo prenderci assolutamente questo rischio. In queste situazioni, raga, la salute vale molto più dei soldi. Quindi era ufficiale, il viaggio per l'Africa era annullato. Regà, è un delirio, ve lo giuro, è un delirio. Siamo bloccati a 1500 km da casa. Giada non riesce a camminare e non ci sono aerei oggi. Beh, siamo qua bloccati. Adesso le uniche cose che possiamo fare sono o chiamare un taxi o prendere un treno. Regà, che cazzo facciamo? Un treno, non lo so, prendiamo un treno e andiamo a casa. Io non ce la faccio più, io. Regà, io sono in panico. Io sono in panico. Devo andare fino al treno, non ce la faccio. Regà, che cosa facciamo? Ve lo giuro, regà, ve lo giuro. Cioè, non pensavo. Da una vacanza si è trasformata in una tragedia. Ma quando tutto sembrava perduto, dopo aver perso 5.000 euro di biglietti, dopo che ci stava crollando il mondo addosso, si avvicinò a noi un angelo custode. E ad oggi, regà, dico solamente grazie. Che dobbiamo fare, raga? Però dobbiamo trovare una soluzione. Dobbiamo trovare una soluzione, assolutamente. Andiamo a casa, perché dobbiamo... non ce la faccio più. Ciao. Cosa succede? No, praticamente è caduta, è un casino.
dovevamo partire per l'Africa, siamo bloccati qua, la nostra casa è in Sicilia e non sappiamo se prendere un taxi, un treno, oggi non ci sono voli. No, mi dispiace ragazzi, sembrate così carini e così bravi. Grazie, siamo... Ma no, ma non si... non voglio... No, mi dispiace, la ragazza sta anche male. Ma non ti preoccupare, sta parcheggiando. Raga, abbiamo trovato un aiuto, mo vediamo un attimo. Magari ci dà un passaggio, non lo so. Cioè, siete a 1500 km sì, da siamo... casa, non vi posso assolutamente lasciare. Lei praticamente si è rotto il piede ieri sera, però pensavamo non fosse rotto, no? E ora tutto un tratto gli ha fatto infezione, abbiamo aperto la ferita, un casino, non... Sì, una signora si avvicinò a noi e ci voleva aiutare. Quello che stava succedendo era incredibile. E a questo punto vi chiederete come? Beh, guardate qui. Dai, salite in macchina, vi porto a casa, vediamo un pochino... Ma no, se, ma... se si riprende. Ma, grazie, ma non vogliamo creare disturbo. Ma nessun disturbo. Ragazzi, non vi posso lasciare qua, siete due ragazzini, potreste essere i miei figli. Ma grava, no, ma... Dai, vediamo come stai, eventualmente possiamo anche andare a pronto soccorso. Magari andiamo in ospedale, sì. Vediamo un attimo che dai, fare, ragazzi, ma grazie. Vieni, non... vieni, che ti do una mano. Grazie, dai, grazie davvero, dai. Grazie davvero. Raga, c'è sta signora che ci ha offerto un attimo di accompagnarci, è super gentile, mo ci sta dando una mano. Meno male che esistono persone buone, veramente. Lo so che sei giovane, magari stai avendo un po' di paura. Grazie. Io ti porto a casa mia, voi vi riposate, vi lavate, mangiate. Fate tutto quello che volete, come se fosse casa vostra. Ma... stai sereno, io ho tre figli, per me come se fosse sei figli oggi a casa mia. Veramente possiamo. Stai sereno. Sì. Piacere. Vieni a casa mia, Salvatore. Adriana, fai tutto quello che vuoi. Cosa? Cioè, aspettate un attimo, una sconosciuta voleva ospitarci in casa. Quando la tua fidanzata starà bene, quando state bene voi, penseremo se dovete. Ma io sono scioccato. Ma posso darle un abbraccio? Cioè, ma grazie. Ok, non avevo capito se stavamo sognando in quel momento o se tutto questo fosse reale. Ma secondo voi, noi avevamo accettato? Accettiamo volentieri, veramente, cioè. Mi sembra che ci conosciamo da vita. Grazie Adriana, dai, grazie, macchina, grazie, dai. Grazie. Cioè, ci hai invitato a casa sua, sono scioccato, raga. Vabbè, sei un angelo custode in macchina con uno sconosciuto. Ok, quello che è successo è assurdo. Nei successivi tre giorni questa signora di nome Adriana ci ha trattato come dei figli, portandoci al mare, ospitandoci in casa sua, facendoci mangiare insieme ai suoi figli. Regà, è stata gentilissima. Sì. E maestro panzero. In questo momento dovevamo essere col cocco in mano, ma siamo qua in una spiaggia dove non sappiamo neanche il nome. E Giada che sta malissimo, aiutata da 100.000 fan. Ciao Giada! Adriana, grazie ancora per quello che hai fatto. Cioè, siamo qua oggi per te, grazie, grazie. Siete dei ragazzi meravigliosi. Ma grazie. La gente si aiuta nel momento del bisogno. Ma un abbraccio, ragazzi, cioè, non ci credo. Quello che sta succedendo è incredibile. Ma che... No, vabbè, raga, questa è una brandina fatta con le ruote. Ma dove l'avete trovata? Scusate. Cioè, se tutte le persone fossero come lei, il mondo sarebbe un posto molto più buono. Questa è la casa di Adriana, la ragazza che ci ha ospitato. Guardate qui, cioè, è come se fossimo a casa nostra, raga. Gio ancora dorme. Oh, sveglia. Non siamo a casa nostra, sveglia. Dormito bene? Raga, cioè, quello che ci è successo è veramente qualcosa di assurdo. Io sono ancora scioccato. Siamo a casa di una sconosciuta e ci sentiamo come se fossimo a casa nostra. Ma so che tutti siete arrivati fino a qui per una domanda, ok Crazy? Ma il finale di questa storia? Giada si è ripresa e finalmente adesso cammina di nuovo. Quindi per una settimana resteremo qui a La Spezia, dove questa signora Adriana si è offerta di ospitarci. Ma c'è una novità: il 15 agosto si riparte ufficialmente per l'Africa.